quanto riguarda il centrodestra, Berlusconi ha presentato una strategia per il futuro. Il centrodestra quasi certamente vincerà le elezioni nel 2023, ma il problema è governare dopo la vittoria. Quindi bisogna avere una forza che permetta a tutti quanti noi di essere in grado di guidare il paese nei prossimi 20 anni con una visione del paese, con quale economia intendiamo noi governare l'Italia. Lo dicevate voi, un'economia liberale, una grande forza unica del centrodestra che rappresenti una novità. E quindi con la Lega, con Fratelli d'Italia, con gli altri movimenti minori, ma questo non significa soltanto fare una somma di voti o mettere insieme le persone, serve avere un progetto, una visione. E Berlusconi è un grande visionario, è un grande federatore, quindi ha lanciato un progetto per il futuro che passa attraverso una sempre più forte collaborazione tra i partiti del centrodestra, tra quelli di governo, ma anche in vista delle elezioni amministrative e con tutto il centrodestra. Abbiamo valori comuni, naturalmente questa nuova formazione dovrà essere ancorata alla famiglia del Partito Popolare Europeo, dovrà avere come stella polare in politica estera le relazioni transatlantiche, essere europeista, quindi è un percorso da seguire. Forza Italia dovrà essere il germe, il seme, l'anima di questa nuova creatura che dovrà nascere, dare una prospettiva agli italiani, far sognare gli italiani e far capire che ci saranno nei prossimi anni donne e uomini di governo in grado di far crescere il paese e dare una prospettiva all'Italia dal 2023 al 2050. Il ruolo di Fratelli d'Italia, in tal senso l'accordo, abbiamo sentito da Berlusconi stesso, l'accordo con la Lega ormai è pieno e consolidato. La questione Meloni. Il rapporto con la Lega in questo momento è forte perché siamo al governo assieme. Salvini ha seguito il consiglio di Berlusconi di aderire al sostegno al governo Draghi e questo certamente fa del bene al paese. Ma è ovvio che una forza unita di centrodestra, un grande partito repubblicano, non può che nascere con la completa adesione anche di Fratelli d'Italia. Quindi la prospettiva è quella del 2023, bisogna lavorarci, non è qualcosa che si fa con uno schiocco di dita, non si tratta di fondere più partite, di fare la somma dei voti, si tratta di avere un progetto, un disegno politico. Berlusconi elogia sempre Erasmo da Rotterdam, lo cita perché l'elogio della follia è un po', come posso dire, la strategia che lui persegue, cioè una lucida idea che a volte può sembrare folle, ma che poi diventa concreta. Lui, chi pensava che nel 94 lui avrebbe vinto le elezioni e nessuno che avrebbe creato da zero un partito. Ecco, adesso questa sua visione per il futuro, direi non è neanche il PDL del passato, è un'altra cosa, è una visione di una forza politica in grado di guidare l'Italia che deve continuare ad essere grande protagonista in Europa, ma anche grande protagonista nel mondo, un'Italia che deve utilizzare appieno i 200 e passa miliardi del recovery, un'Italia che possa svolgere un ruolo di pace nel Mediterraneo, un'Italia che sappia affrontare la grande questione dell'immigrazione, basandosi su un valore fondamentale che è quello della libertà, un'Italia dove ci sia al centro l'impresa, ma l'impresa per creare lavoro, dove ci sia una politica ambientale a dimensione umana, non la politica ambientale di Greta Thunberg, ma una politica ambientale che permetta alla natura di essere al servizio dell'uomo, che la deve rispettare per poi lasciarla in eredità ai propri figli. Quindi una visione complessiva della società italiana. Io credo che Augusto Minzolini abbia perfettamente capito, da bravo giornalista, qual è l'idea che ha in testa Berlusconi, che noi condividiamo. È una visione per il futuro che coglie anche la situazione attuale nel nostro paese, ma anche all'interno dell'Unione Europea. Non va sottovalutata l'analisi indispensabile del voto in Spagna, in Germania e in Francia ieri. C'è voglia di un centrodestra
moderato, che non può essere l'estremo di Alternative for Deutschland, non può essere l'estremo della Le Pen, ma un centrodestra di governo. E a questo pensa Berlusconi, un centrodestra di governo, il più largo possibile. Serve fare un salto di qualità, serve che il centrodestra non sia più soltanto una somma di numeri, ma sia una visione del futuro della società nel nostro paese, qualcosa che noi dobbiamo dare agli italiani. Quindi credo che sia questa la pista da seguire, e su questa questione dovremo lavorare, discutere, ci vuole del tempo, ma per fortuna sì. Il centrodestra ha idee, uomini e donne che pensano, che riflettono, si discute sui valori, sui contenuti, non è soltanto una questione di simbolo elettorale. Ecco, che politica economica vogliamo, che visione della società abbiamo, ecco, tutte queste cose sono importanti per dar vita ad una grande forza politica, ripeto, che pensa dal 2023 al 2050.